Verona si fanno le elezioni. Campanelli di gente che discute, manifesti, comizi, cartelli con inviti perentori a votare. Ma per chi? È vacante un trono, niente meno quello del re o papà del gnocco. Dal munifico gesto di un signore veronese verso i poveri del rione di San Zeno nacque la secolare tradizione della gnoccolata carnevalesca. Chi sarà il nuovo re? Il commerciante? Il fabbro ferraio? O il ferroviere? Papà Martini sa già i primi risultati elettorali perché ha tanta fretta di mandare alla vecchia caffettiera a ramengo in un binario morto. Eccolo, se proprio lui il re, sventolante sulla folla il suo scettro gigantesco, il pironco gnocco. Il corteo regale si avvia ora a incontrare un altro illustre personaggio, il duca della Pignata, discendente da un popolano che dilapidò in mangiate e bevute collettive una favolosa pignata di marenghi d'oro. Carlo Allegorico ricorda il peccato, o fu virtù, dell'antenato Scialacuore. Intanto Can Grande e Dante ascoltano la bufera infernal che mai non resta, delle musiche, dei canti, dei battimani di tutto il popolo. Con l'invito del papà del gnocco al prefetto Peruzzo e con l'incontro tra i due rioni si rinnova un rito di democratica fratellanza. Sudate o fuochi a preparare gli gnocchi! Migliaia di pance preparate a dovere con libagioni di Bardolino e Valpolicella attendono dal regno pantagruelico questi messaggeri. E il primo gnocco si è pronto e questo scherzetto si anche se vecchio come il cuco quando è fatta un prefetto da un popolano e coram populi ga senso di argussia nuova. Quello è stato il segnale, il duca mangia, il papà mangia, tutti in Verona oggi coniugano il verbo mangiare. Basta per amor di Dio che è venuto anche a noi il gnocco in gola.